Quattro anni è passato molto rapidamente, eh, ma solamente la cosa resta a mio hard disk, a mio cervello molto, molto molto buono. E questa è la periodo dei miei quattro anni in Napoli, sta sempre più, una, una più bella della mia fita di calcio. Quattro stagioni al Napoli dall'80 all'84, Rud Kroll è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi, ancora oggi ricordato per la sua straordinaria potenza fisica e per l'eleganza assoluta dei suoi gesti tecnici. A lui, che non ha mai smesso di usare parole d'affetto ed elogio per Napoli e per i napoletani, questa mattina a Palazzo San Giacomo il sindaco De Magistris ha conferito la medaglia della città. Io sono arrivato qui a, a Napoli dove sei un, più, un uomo di sport sempre più, più eh, come si dice, apriceto. E questo in nostro paese è più frio, e sì, a Napoli sicuramente più, più caldo. Questa, questa arriva la mia prima giornata, sicuramente dopo la prima partita a Megaevle che io ho giocato a San Paolo. I giorni dopo tutte le persone mi dicono oh, eh, tante cose. Sicuramente io non capisco questa cosa, ma sicuramente dopo due o tre mesi capisco bene che dice, è stato veramente un periodo in mia vita al calcio molto importante. Un riconoscendo a un grande campione di calcio, ma anche un uomo legatissimo alla nostra città nel cuore di tutti i tifosi, di chi l'ha conosciuto all'epoca come me, che ero un adolescente, in un ruolo indimenticabile che non c'è più, quello di libero. La sua capacità di stare in campo, la visione di gioco, di fare squadra. Insomma, ha segnato la storia del calcio internazionale e la storia del calcio della nostra città.